Ok, allora, come dicevo prima di iniziare, gli esercizi veri e propri, o a rispondere magari ai vostri dubbi sugli esercizi che avete provato a fare, voglio solo, diciamo così, vedere come flash, no? Con voi alcuni principi, un po' generali, alcuni li avevo già accennati, magari in chat con qualcuno di voi, che dovrebbero un po' aiutarci, a guidarci quando noi proviamo a inventare o concepire un algoritmo oppure proviamo a implementare l'algoritmo che abbiamo avuto in mente all'interno di un programma. Okay? A me piace, chiaramente ci sono tonnellate di libri e tutta la disciplina dell'ingegneria del software che dovrebbe in qualche modo cercare di aiutarci, no? A produrre un prodotto software che sia diciamo così, valido, adeguato, corretto e col minimo rischio di errori, col minimo diciamo così, tempo perso, eccetera, soprattutto in prospettiva. Ma ci sono alcuni principi molto semplici. Quello che mi piace di più, che secondo me dobbiamo sempre tenere presente, è questo principio cosiddetto KISS, cioè Keep It Simple, Stupid. Allora, al di là dello stupid, ma quante volte non ci siamo già dati dello stupido o stupida quando abbiamo fatto degli errori o quando non ci siamo accorti di alcune cose. Quindi è normale, chiaramente, incontrare delle situazioni in cui diciamo, ci accorgiamo che non, diciamo, stiamo lavorando male o non troviamo una soluzione valida. Però di tutto questo diciamo così, il termine che non dobbiamo mai dimenticare è simple. Questa S qua. Di primo impatto sembra più, sta più all'occhio lo stupid, ma in realtà è simple, è il messaggio forte. Cerchiamo di non complicare mai le cose più del necessario. Cerchiamo di trovare sempre la soluzione più semplice possibile, più lineare possibile, più chiara possibile. E non vuol dire necessariamente la più corta possibile, no? Però evitiamo le complicazioni. Cerchiamo veramente molte volte le complicazioni nel codice, nel programma, arrivano da complicazione o non completa comprensione, no? Dell'algoritmo o del problema da parte nostra. Quindi non siamo ben sicuri di aver capito, cominciamo a scrivere un po' di roba, poi le righe di codice si accumulano una sull'altra, aggiungi, 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 a un certo punto funziona o sembra funzionare, ma non ci capisci più nulla, no? Essenzialmente nel codice che è scritto. Quindi, bisogna riuscire, e questa è una tendenza normale, non sto dicendo che voi sbagliate a fare così, è normale, è naturale, è umano, dobbiamo in qualche modo cercare di combattere questa tendenza. Quindi cercare sempre, una volta che magari abbiamo capito, costruendo un codice complicato, fermarci un attimo e chiederci, ma c'era un modo più semplice di farlo? Stiamo facendo operazioni che non servono? Stiamo facendo dei giri contorti per arrivare al punto di partenza? Quindi questo è un principio da tenere a mente. Come vi dicevo ieri, in contesto d'esame non sempre si può fare perché il tempo è limitato, quindi magari non hai il tempo di fermarti a riflettere e ritoccare. Cioè, una volta che funziona, te lo tieni prezioso, lo tieni lì. Però in generale, come c'era scritto nella slide iniziale, sono consigli per l'esame, ma soprattutto per dopo. Il secondo principio da tenere presente. Anche qua una sigla molto semplice, DRY, don't repeat yourself. O nel senso di non scrivere mai due volte lo stesso codice, se possibile. Quindi se ci accorgiamo, no, che quando stiamo sviluppando un programma abbiamo blocchi di testo che sono, blocchi di codice, no, che sono ripetuti più volte. O ripetuti in modo identico, o ripetuti in modo peggio ancora, in modo simile, con piccole differenze. Allora anche qua chiediamoci se non ci sia un modo più semplice di fare questa cosa, magari definendo una funzione, magari facendo un ciclo, magari memorizzando in una lista, no, i valori che stiamo controllando o testando, o cose di questo genere, no? Quindi è un po' un campanello d'allarme, no? Quando io mi accorgo che sto scrivendo delle linee di codice che avevo già scritto nello stesso programma sopra, o che magari mi viene la tentazione di fare copia e incolla, cerco di resistere a questa tentazione e mi chiedo, ma guarda che magari non sto vedendo una regolarità che c'è nel programma, uno schema più generale che mi permetterebbe di fare queste cose senza dover, diciamo, sbrodolare il codice, che è sempre molto brutto da vedere, ma soprattutto
molto facile da sbagliare se avete blocchi di codice, diciamo così, quasi ripetuto, simile in catena. Soprattutto se poi dovete correggerne uno e ne avete 10, di sicuro di quei 10 almeno 2 non vi ricordate di correggerli, oppure li correggete nel modo non corretto. Quindi, se vogliamo, questi sono due principi che parlano del codice, ma in realtà parlano della chiarezza mentale, no? Che dobbiamo riuscire a il più possibile. Bello, le parole sono sempre facili, poi nella pratica creano la difficoltà. La chiarezza mentale che dovremmo riuscire ad avere su un problema prima di cominciare, diciamo così, a buttare giù codice. Ormai l'avete già sperimentato, tante volte uno spende più tempo a ragionare sul problema e poi, una volta che l'ha capito, il codice fa in fretta a scriverlo. Se invece cominci a scrivere il codice troppo presto, rischi di avere effettivamente delle soluzioni che sono... magari non riesci neanche ad arrivare al fondo della soluzione, in un certo senso, che ti trovi a metà bloccato e non riesci più ad andare avanti, ma perché magari l'approccio di partenza era sbagliato. Non spaventiamoci di fermarci a ragionare. Ok? Forse poi avete anche, sentito, ma qui non ne vado a commentare tutti, c'è una poesia, un poema, insomma, che prende il nome di The Zen of Python. Quindi, nel caso specifico del Python, i progettisti del linguaggio, sin dai primi anni, hanno cercato di seguire anche loro delle regole di progettazione del linguaggio stesso, che portano a un certo tipo di programmi. Questo è il motivo per cui questo linguaggio piace a molti, me compreso. Vabbè, essendo sotto forma di poema, chiaramente che non dà delle regole precise, ma dà più che altro delle indicazioni. Vabbè, proviamo le più importanti. Beautiful is better than ugly. Ovviamente, se scriviamo il codice scritto bene, ordinato, chiaro, è meglio che una cosa, sembra una banalità, no? Meglio che una cosa tutta disordinata, raffazzonata, brutta da vedere, no? Poi che cos'è bello e che cos'è brutto, come si dice, sta negli occhi di chi guarda, però chiaramente ci sono degli elementi anche oggettivi in questo. La seconda regola è una regola molto forte in tutto Python. Esplicito è meglio che implicito. Quindi cercare sempre di esplicitare le operazioni che facciamo, Python in qualche modo ci spinge a farlo, e non lasciare mai sottintese le cose. Quindi, ad esempio, come dicevamo, il fatto di avere due liste che contengono valori che sono tra di loro collegati è un'informazione implicita, è una cosa che so io quando scrivo il programma, ma nel programma non è esplicita. Allora, in questi casi cerchiamo di trovare una soluzione, magari mettiamo una tupla, magari mettiamo un record, per mettere insieme i dati che tra di loro sono correlati, e quindi rappresentiamo questo legame in modo esplicito. Quindi in qualche modo, no, cerchiamo di minimizzare l'informazione che abbiamo solo noi in testa e che non c'è nel programma stesso. Simple is better than complex in qualche modo richiama il principio KISS, quando si può, ma poi c'è la postilla subito dopo che dice: attenzione, che però a volte complex è necessario. Se devo fare un programma che effettivamente fa tante operazioni, oppure fa operazioni, cioè, non banali, magari per forza viene fuori complesso, cioè non esiste una soluzione semplice ad alcuni problemi. Allora, in questo caso mi dice che complesso è meglio che complicato. Cioè, complesso vuol dire che fa tante operazioni e queste operazioni magari non sono banali. Complicato vuol dire contorto. Quindi, ma a volte la complessità non si può sfangare del tutto, ma le complicazioni invece dobbiamo cercare di tutto, il più possibile di evitarli. Questi tre sono per quanto riguarda la leggibilità del codice, no? Quindi cercare di non annidare troppo uno dentro l'altro, magari troppi cicli, troppe condizioni. Se ci vediamo che stiamo annidando troppo, magari facciamo una funzione a parte in cui si svolga una parte dell'elaborazione, proprio perché abbiamo, la nostra mente ha difficoltà a tenere traccia di più livelli, più contesti di annidamento uno dentro l'altro, ma questo vale sia per il codice, sia per le strutture dati. Quindi, se uno costruisce una lista di dizionari di insiemi, di tuple,
Sì, può darsi, funziona, però siamo sicuri che io mentalmente riesco a comprendere cosa sta succedendo, oppure magari è meglio separare, no, in strutture dati diverse, così io miglioro la leggibilità e la comprensibilità del codice. Vabbè, questi due li salto un attimo. Sul discorso degli errori, ecco, questo qui è un principio generale che dice che quando mi accorgo di un errore, la cosa più sbagliata che posso fare è zittirlo, no? Quindi fare, ad esempio, nel nostro caso, un try except, nell'except non metto nulla e vado avanti con l'elaborazione, no? L'errore, se è correggibile, lo si corregge, altrimenti si interrompe l'esecuzione del programma. Ma mai nasconderlo, perché magari in questo momento nascondi un errore che non ti interessa, ma poi più avanti l'aver nascosto questo crea una catastrofe in una parte diversa del programma che non c'entra niente. A meno che ovviamente questo venga fatto in modo esplicito, quindi in qualche modo sia chiaro, sia evidente quello che stiamo facendo. Diciamo così, l'idea di Python dovrebbe essere che quando vuoi fare una cosa, perché hai progettato il linguaggio, aveva questo in mente, quando hai progettato una cosa, quando devi fare un'operazione, in teoria il linguaggio dovrebbe offrirti un modo solo o un modo chiaro di farlo, no? La direzione, a differenza di altri linguaggi che offrono magari 50 varianti diverse dello stesso costrutto, in Python di solito ci sono costrutti diversi per operazioni diverse e dovrebbe essere abbastanza evidente qual è il tipo di soluzione da usare nelle varie condizioni, nei vari metodi. Sto pensando ad esempio al ciclo, quando devo fare un ciclo for, ho quella due casistiche, se itero sugli elementi o itero sugli indici, e quello grosso modo è lo schema che adottiamo sempre. Non c'è molto da inventarsi, no? Per fortuna, perché l'importante è avere il modo sicuro per fare le operazioni. E vabbè, cito solamente queste ultime due, che però vanno, diciamo così, sempre sulla linea della leggibilità, che se qualche cosa che ho scritto è difficile da spiegare, non va tanto bene, non è una buona idea, ma anche perché vuol dire che probabilmente se non lo so spiegare chiaramente è un sintomo del fatto che forse non l'ho capito bene. Quindi questo è, se vogliamo, questi principi, no? Questi suggerimenti, non c'è nulla di tecnico, non c'è nulla di informatico, è semplicemente sul metodo di lavoro e sul tipo di risultato a cui dobbiamo tendere. Stiamo costruendo, come diciamo così, informatica, stiamo costruendo forse l'avevo accennato nella prima lezione, dei sistemi che hanno una complessità molto maggiore, sistemi informatici, sistemi software, hanno una complessità molto maggiore di qualunque altro manufatto progettato dagli ingegneri, no? Se voi andate a vedere, non so, le meraviglie della tecnica, no? Vedete un'automobile, vedete un razzo, vedete un ponte, no? Sono belli, meravigliosi da vedere, in realtà se andate a contare il numero di parti che ci sono dentro è normalmente minore rispetto a quelle di un programma, un po' come noi i programmini che facciamo noi, ma un programma completo software compreso di sistema operativo, rete, client, server, browser, eccetera, no? Quindi abbiamo dei sistemi che hanno un grado di complessità e di flessibilità molto maggiore rispetto ad altri tipi di discipline. E questo lo paghiamo perché quella complessità diventa difficile da gestire se non ci diamo delle regole ben precise, se non ci diamo una disciplina noi stessi per riuscire a mantenere comprensibile, non tutta insieme, ma almeno pezzo per pezzo, la complessità che stiamo creando, che normalmente appunto andrebbe molto oltre alle nostre capacità. Questo è il bello e il brutto, diciamo così, di questa disciplina. Ok, questo era un pochino l'ultimo cenno che volevo fare, questo non c'entra con l'esame, ricordatevi che Python è un ecosistema, non è solo un linguaggio, c'è il linguaggio e poi ci sono tutti i vari moduli che possiamo usare, no? Quindi ricordatevi, se nel vostro futuro, nelle altre materie avrete, o nel vostro lavoro
avrete qualche problema da risolvere di calcolo, di simulazione, di valutazione, eccetera, ricordatevi che non dovete necessariamente basarvi su quelle quattro nozioni di Python che abbiamo imparato in questo corso, ma potete sfruttare una vastissima, libreria, una vastissima raccolta di librerie, di moduli, eccetera, che molto spesso hanno già risolti i problemi che state cercando di affrontare, quindi non dovete necessariamente costruirlo per voi. Proprio solo un flash, quello che succederà il prossimo semestre, se voi state pensando agli esami di questo, ma dal 1° marzo ricomincia il secondo semestre, avrete il corso di algebra lineare, geometria, ecco, praticamente tutti i calcoli sull'algebra lineare, sulle matrici, eccetera, sia in campo reale che in campo complesso, ci sono librerie che ci permettono già di calcolarle. Quindi, per quanto riguarda l'esercizio di calcoli, è già tutto fatto in certo senso all'interno delle librerie opportune di Python. Basta andare a cercare e poi si trova praticamente la soluzione a qualunque cosa, messa insieme con poche righe di codice che invece avete, spero in questo corso, acquisito, diciamo, la capacità di mettere insieme. Quindi noi in questo corso abbiamo visto le basi, ma spero che su queste basi poi voi riusciate a costruire nel vostro dominio di specializzazione, con l'aiuto delle conoscenze di base che abbiamo, ma anche con l'aiuto soprattutto dell'immensità delle librerie disponibili nel mondo Python. Ok, questo me lo venite a raccontare poi magari tra qualche anno, quando avrete magari, vi sarete accorti che magari non avete dimenticato tutto di questo corso, come invece succede spesso per i corsi universitari una volta dato l'esame. Ok, non voglio farvi la predica troppo lunga, ma era secondo me dei concetti che mi farebbe piacere rimanessero un pochino fermi in mente. A questo punto io spenderei il resto del tempo che abbiamo a disposizione per vedere insieme qualche esercizio. Magari quegli esercizi tratti da quelli da quelli che avevamo condiviso la volta scorsa. Stiamo lavorando in questi giorni per aggiungere su Exercise anche altri tipi di esercizi, l'avevo già accennato ieri, in modo che nelle prossime settimane possiate fare anche un po' di prove, no? Con altri esercizi, sempre con lo stesso meccanismo di esame, no? Sempre con il solito code runner, così, cioè, man mano che ci avviciniamo all'esame almeno acquisite familiarità. Io non credo che riusciremo giovedì a organizzare il laboratorio nelle solite ore, proprio per, come vi ho accennato, avrei piacere che la prossima esercitazione di laboratorio, il prossimo laboratorio fosse fatto con Respondus. Stiamo avendo quante difficoltà a capire come fare ad attivarlo, e quindi se riusciamo per giovedì, ve lo dico, e faremo un'esercitazione giovedì come quella di giovedì scorso, quindi usando il code runner, ma questa volta con il lockdown browser e quindi con tutti i controlli della webcam, eccetera, che darà il sistema. Se non ce la facciamo in tempo per giovedì, la prepariamo comunque e ve lo segnalo e la farete poi, diciamo così, per conto vostro anche nelle settimane successive. Però sicuramente ci sarà almeno un tema d'esame in cui per entrare dovrete usare il sistema di lockdown e quindi tutti i problemi di non poter usare Alt Tab, non poter usare copia e incolla, eccetera, li potete provare, li potremo provare e verificare se ci danno problemi durante le simulazioni con un dovuto anticipo rispetto a quello che sarà l'esame vero e proprio. Ok, quindi ci saranno altri esercizi, ma per il momento abbiamo lavorato con questi 5 o 6. Non so se qualcuno di voi ha delle richieste, se sono, lasciando perdere l'esercizio sul poker che avevamo già visto insieme prima di Natale, ma poi, come avete anche potuto notare, era molto più lungo degli altri, mentre sugli altri alla fine la soluzione andava sulle 70-80 righe, ecco. Se ci sono alcuni esercizi che vi hanno creato più problemi, allora, già tre persone hanno segnato il plotter, quindi magari proviamo a dare un'occhiata a questo. Facciamo un progetto nuovo, cioè facciamo un file nuovo, anzi una cartella, il plotter. Sul sito che vi ho dato ieri ci sono già delle soluzioni, però con
conviene crearlo insieme. Allora, cosa ci chiedeva il nostro amico del plotter? Qui ho cambiato leggermente la formulazione dell'esercizio rispetto a quello che avete fatto voi, perché l'abbiamo adattato alla modalità code runner, quindi senza nessun input da tastiera, ma solamente input da file. Per questo in realtà già non aveva input da tastiera, quindi non era un problema. Quindi copio e incollo il file, con esempio. E ci chiedeva alla fine di posizionare, no, degli elementi in una casella, in un riquadro. Allora, la prima domanda che mi faccio è: questo riquadro come lo rappresento? Cos'è per me? Ok? Posso pensare in due modi. Posso pensare che il riquadro possa essere una lista di stringhe. Facciamo l'esempio del 5x5, no? Così, il quadro vuoto, ancora una, oppure posso pensare di avere una lista di liste di caratteri, no? Quindi la prima riga potrebbe essere fatta da un punto, aperta quadra, punto, punto. Punto, punto. Questa è una prima riga e di queste righe ne devo mettere 5. Tutto questo lo vado a mettere dentro una lista. Così. Okay. Quindi queste sono le prime due strutture dati che mi sono venute in mente che possono contenere quella mappa. Andiamo sulla prima. Entrambe contengono 5x5 e 25 puntini. Abbiamo una preferenza tra la prima e la seconda? Una volta che capiamo quale struttura dati preferiamo, allora lo automatizziamo, no? È chiaro che non potrò scrivere così una cosa da ricordatevi, don't repeat yourself, non vado a fare copia e incolla di 50 righe fatte di 50 puntini e poi magari sbaglio a contarli, okay? Allora, la più semplice è, come state anche dicendo voi, la seconda. Quindi una lista di liste. Perché? Ma perché? Per due motivi. Uno è che se ho una lista di liste, alla fine l'elemento lo posso accedere in modo uniforme specificando la riga e la colonna. Ok? E sono sempre liste, accedo a una lista per la riga, accedo alla lista per la colonna. Mentre invece nel caso di una stringa l'elemento più esterno, cioè le righe, è una lista, l'elemento più interno è una cosa diversa, è una stringa. E quindi i metodi sulle stringhe sono diversi dai metodi sulle liste. Quindi questa è già una prima complicazione. La seconda complicazione è che le stringhe sono immutabili. Quindi se io a un certo punto al posto di un puntino devo mettere un asterisco, non posso semplicemente sostituire il carattere, ma devo ricreare la stringa da zero, no? Quindi questo non ci piace, perché non è comodo, non è versatile. Allora andiamo verso una soluzione di questo genere. Magari è la prima che vi è venuta in mente e vi siete fermati direttamente su questa. Io, cioè, non avrei dubbi che no, questa, diciamo, vada meglio. Questa l'ho creata a mano con 5 caselle. Quanto se devo creare, se dovessi creare da 20 o da 50, come la dovessi creare, come la potrei creare? Quindi nel testo avevo messo 20 per 20 perché quando faccio la print con 50 mi andava fuori. Quindi però possiamo dire che abbiamo una costante che è il lato come lo chiama lui, riquadro, e facciamo finta che sia 20. E quindi come lo costruiamo questo riquadro? Beh, lo costruiamo partendo, se vogliamo fare una lista di liste, iniziamo con una lista vuota e poi ci aggiungiamo una per volta le righe.
Quindi quante righe avrò? Dovrò averne 20, no? Quindi potrei avere un ciclo che crea le 20 righe in range lato di quadro. Ripeto 20 volte la creazione di una riga. E una riga che cos'è? Una riga è una lista che contiene un puntino moltiplicato, ripetuto 20 volte. E questa riga la posso aggiungere al riquadro, scusate, non riga.append, ma riquadro.append di riga. Quindi fatto questo, dovrei aver costruito, togliamo questa parte qua, costruito, questo non è facile da leggere, però ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e altri 10 puntini che costituiscono la prima riga, poi la seconda, poi la terza e così via, fino al fondo. Quindi questo è il codice, poi magari questo codice decidiamo di metterlo dentro una funzione, così è più isolato e più semplice, quindi possiamo fare una funzione crea riquadro, e questa funzione semplicemente fa questo lavoro qui e mi restituisce ciò che ha appena creato. Ok? Poi c'era l'operazione di lettura dal file, ma era più semplice, nel senso che avevo questo file plot.txt che aveva una serie di campi, tra l'altro variabili, perché con la P avevo solamente due valori numerici, con l'H avevo invece tre valori numerici. E qui possiamo scegliere se, anche qua abbiamo due scelte, uno è leggo tutto il file plotter.txt, lo memorizzo, cioè memorizzo le informazioni in una lista, che sarà una lista di dizionari, una lista di tuple, poi ce lo inventiamo, e poi successivamente leggo la lista e disegno le figure. Oppure la possibilità 2 è leggo il file una riga per volta, e per ogni riga eseguo subito l'operazione. Allora, tra queste due possibilità. Sì, quelle di terza media. Scusate. Quelle di terza media. Tra queste due possibilità, quale ci piace di più? Di sicuro la 1 è più complicata della 2. No, perché devo fare del lavoro in più, leggo un file, memorizzo da qualche parte, devo inventarmi come memorizzarlo e poi dopo andrò a leggere questi valori. Separo meglio i momenti, leggo e poi eseguo, però devo costruirmi una struttura dati in mezzo. È più complicata, dà più lavoro, poi, però mi devo chiedere, magari questo lavoro serve, è inevitabile, oppure non serve. Cioè, nel caso 2 è veramente possibile farlo? Posso fare questo programma leggendo il file una riga per volta e senza mai memorizzarmi l'elenco dei comandi? E beh, in questo caso direi di sì. Una volta che ho eseguito un comando non mi servirà tornare indietro. Io posso elaborare un file una riga per volta se le informazioni che mi servono dal file mi servono solo nell'ordine in cui le trovo e non in un ordine diverso. Allora, se dovesse usarlo in ordine diverso, andare a ricercare un secondo momento, sono obbligato a memorizzarlo da qualche parte, perché poi devo poterci tornare. Ma in questo caso, no, non era,
non era necessario. Quindi in realtà sono entrambe soluzioni legittime, valide, no? Validissime entrambe. La seconda è un pochino più annidata, perché nello stesso ciclo faccio due cose, devo fare un pochino più attenzione a mantenere ordinata, però sicuramente lavorerò di meno, perché devo comunque costruire una struttura dati in meno. La prima invece mi permette di separare meglio le due fasi, ma mi obbliga a progettare in più una struttura dati intermedia. Non c'è un vincitore netto come nel caso precedente, dipende molto, come accennavo già ieri, qual è la soluzione che vi è più chiara in mente. Può darsi che in mente vi venga in mente solo la soluzione 1 e allora partite a farla, può darsi che vi venga in mente solo la soluzione 2, oppure vi vengono in mente entrambe, ma una delle due vi attira di più. E allora chiaramente dobbiamo ragionare: se entrambe sono fattibili, vado su quella che mi convince di più, in cui mi sembra non tanto di scrivere meno righe di codice, quello più o meno non è che cambi tantissimo, ma in cui mi sembra di avere più chiaro cosa succede e di sbagliare di meno, no? Avere meno rischio di sbagliare. Io in questo caso personalmente andrei sulla seconda, no? Perché non vedo perché devo complicarmi la vita in più. Prima di andare sulla seconda, volevo solo rispondere a chi mi diceva che questa funzione creare quadro dovrebbe ricevere un parametro che è il lato da creare, e sono assolutamente d'accordo. Qui l'ho fatta semplice, nel senso che ho definito una costante lato riquadro, che è una costante globale, quindi accessibile a tutte le funzioni del programma. Però questa funzione creare quadro funziona andando a leggere un'informazione che è questa costante che sta al di fuori della funzione stessa. La funzione sarebbe più versatile se, anziché andare a pescare una costante che è sempre quella, ricevesse un parametro e usasse questo parametro. E poi il fatto di passargli come parametro il valore giusto ci penserà il programma chiamante. In questo caso non mi serve più di tanto. Ma se io dovessi avere un programma in cui creo, che ne so, dei riquadri, diversi riquadri di dimensione diversa, allora sarebbe importante avere la funzione col parametro lato, no? Quindi sono assolutamente d'accordo con chi mi ha suggerito di fare questo. Lo sto rendendo più complicato? No, non più di tanto, no? Alla fine lo sto rendendo solo più chiaro, e questa funzione lo sto rendendo più piatto, no? Meno nested, perché ho meno dipendenze. Questa funzione, se la leggete, non dipende da nulla di ciò che sta scritto sopra o sotto. Lei fa il suo lavoro e basta. Quindi è sempre bene per una funzione non dover usare delle informazioni che arrivano da fuori, e soprattutto, questo invece è un errore, non dover modificare delle informazioni o dei dati che stanno fuori. Okay? Se io avessi fatto una cosa di questo genere, non mi sarebbe per nulla piaciuto. In cui la variabile riquadro la dichiaro come una variabile globale e poi dall'interno di una funzione lo vado a modificare. Però poi ditemi voi nel main, che scriverò più tardi, quando uno chiama crea riquadro, se la scrivo così, guardo il main, mi fa capire che io sto modificando questa variabile? No, è del tutto nascosto, è implicito. No? Che questa funzione dentro decide di andare a modificare una variabile che non le appartiene. Allora, diamoci bene questa regola, che una variabile non può modificare nulla che non sia stato consegnato ad essa, o che non siano variabili locali che si crea per se stessa, oppure che non sia stato consegnato come argomento della chiamata. Ok? Soprattutto sulla lettura delle costanti possiamo soprassedere, in fondo sono costanti, ma sulla modifica delle strutture dati invece non facciamo eccezioni, in certo senso. E quindi dovremo, a questo punto, il main dovrà creare una nuova variabile nella quale memorizzare il riquadro che è stato calcolato dalla nostra funzione. Quindi questo è il modo più pulito, diciamo, di portarlo avanti. Ok, abbiamo scelto l'opzione 2. Allora, l'opzione 2 significa andare a leggere il file, quindi chiamiamo il file del plotter, c
si chiama plotter.txt. E quindi possiamo ad esempio anche leggerlo direttamente nel main, tanto qui è semplicemente un ciclo in cui leggiamo una riga per volta e poi invece dovremo disegnare quella riga, no? Quindi ad esempio potrei pensare direttamente nel main di aprire il file con i comandi, open del file plotter in modalità lettura, e ovviamente l'apertura di un file la proteggiamo contro eventuali errori. Io error in questo caso diciamo che è impossibile aprire il file, interrompiamo il programma, altrimenti ricordiamoci di chiudere il file, e qua in mezzo avremo il ciclo principale del nostro programma. Quindi il ciclo principale è la lettura del file una riga per volta e l'esecuzione dei comandi di quella relativi a questa riga. Quindi sarà un for line in file in comandi, disegna sulla la linea sul riquadro. La funzione disegna sarà quella che fa il lavoro vero. Il main semplicemente prende una riga per volta, questa line conterrà il comando che poi la funzione disegna dovrà andare a spacchettare nei suoi argomenti e poi usare per modificare il riquadro che è il secondo argomento. Per rispondere a un paio di domande, Gabriele mi chiede se ci sono dei file aggiuntivi per fare test. In realtà, allora, se noi ci stiamo allenando, basta andare a modificare il file plotter, aggiungiamo degli altri elementi e proviamo a crearci il nostro disegno. In sede di esame potete creare dei file, ma un pochino complicato, perché dovete costruire un programmino che faccia le write su quei file e poi lo potete rileggere, quindi è abbastanza scomodo. Normalmente ci sarà un file di esempio, ma non più file. Sabrina invece mi chiede se le costanti è bene mettere fuori dal main. Questa è una questione anche poi di ordine, di scelta di ordine personale. Io preferisco le costanti mettere tutte all'inizio, così sono gli import e le costanti all'inizio del file. Così è chiaro dove sono, dove devono essere modificate, piuttosto che non andarle a cercare tra le varie funzioni in cui servono. So che tutto il programma dipenderà da quelle costanti e se le vado a cercare le costanti sono tutte in un unico punto. Se poi ci fossero costanti che servono solamente a una funzione sola, potrei mettere dentro la funzione stessa. Però sono un pochino più difficili da trovare, saltano meno all'occhio, no? Però anche qua non è una regola fissa. Marco mi dice, se nel caso in cui il nome del file fosse non valido, è un errore chiedere di inserire il nome del file? Beh, all'esame questo non lo potete fare, perché non c'è l'input da tastiera. Ma in realtà questa domanda pratica, quindi la risposta pratica. In realtà andiamo a vedere la consegna. La consegna dice: il programma dovrà leggere un file di testo denominato plotter.txt. Punto. Non c'è possibilità di appello. Il file si deve chiamare così. Così c'è scritto nel testo. Voi potete dire, sì, ma non è furbo perché io magari quel programma lo voglio usare in altri contesti. Va bene, assolutamente, anzi in realtà quel nome del file dovrei appunto acquisirlo dall'utente, che dovrebbe essere, diciamo così, modificabile. Ma in questo esercizio è scritto così, quindi non andate a risolvere problemi che non vi sono richiesti, ok? O generalizzarlo troppo. Tante volte magari nel testo trovate delle scelte che non sono tanto ovvie, no? Nel senso, ma dico, ma perché il nome del file è bloccato, no? Magari l'abbiamo fatto noi apposta per non complicarvi la vita, no? Quindi certe semplificazioni o certe scelte sono fatte proprio per evitare che poi vi andiate, diciamo così, a impelagare in parti più complicate. Quindi ricordiamoci, gli esercizi che facciamo non sono mai reali, non affrontano mai il comportamento reale di un programma nel mondo vero, ma sono
esercizi sintetici, no, che ci danno un contesto semplificato in cui lavorare. Okay? Quindi se mi dice il file si chiama così e non riesco ad aprirlo, non posso fare niente. Cioè, se questo file, se mi hai detto apri quel file e il file non c'è, mi fermo. Non posso recuperare questo errore in questo momento. Quando il programma non è interattivo come questo, c'è poco da recuperare. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti nel senso che ci manca semplicemente la funzione disegna. Mi devo definire da qualche parte una funzione che si chiama disegna, che riceve una linea e ovviamente riferimento al riquadro col mio, con la mia tabella. Sì, la gestione delle eccezioni, per rispondere ad Elena, fondamentalmente dobbiamo farla ogni volta che apriamo un file, quindi open, ogni volta che facciamo una conversione dati, quindi con int e float. Questi sono i tre punti in cui dobbiamo fare attenzione, perché sicuramente c'è il rischio che si scatenino delle eccezioni. È chiaro che ogni volta che io leggo un dato ci sono mille possibilità di errore, no? Il dato è troppo piccolo, troppo grande, ha una parte frazionale che non dovrebbe averla, chissà che cosa. Adesso qui non abbiamo scritto in questo esercizio. A volte, no, in molti testi c'è scritto, qui non abbiamo scritto, che si può dare per scontato, si può assumere che il file non contenga degli errori al suo interno. Allora, quando c'è quella frasetta, se trovate la frasetta il file non contiene errori, si può assumere che il file non contenga errori, che mettiamo molto spesso, non siete obbligati nel codice, diciamo così, d'esame a fare tutti i controlli possibili, no? Quindi diamo per scontato che se il file l'ho aperto contiene i dati giusti. Non è realistico, nel mondo reale devo controllare i dati prima di leggerli, però quando mettiamo quella clausola di solito è perché non vogliamo che il 90% del lavoro del vostro esercizio vada nella lettura del file, perché altrimenti se dovessi controllare tutti gli errori possibili e immaginabili veramente mi servono pagine e pagine di codice solo per questo. Mentre invece a noi interessa di più la parte magari di algoritmo dell'esercizio. Quindi la lettura del file serve, ce la togliamo in fretta, senza andare a complicare troppo nel cercare di immaginare tutti i possibili errori. Questo è il motivo. Quindi questa disegna, quindi riceve una riga, abbiamo detto, quindi dovrà fare due operazioni, quindi analizza il comando da svolgere, ricevuto, e poi lo esegue, modifica il riquadro in funzione del comando. Allora, analizzare il comando ricevuto, noi sappiamo che questo comando può avere più campi, e quindi estraggo i campi dalla linea, quindi una linea l'ho appena letta dal file, quindi gli tolgo il carattere di fine linea finale a destra, che c'è sempre, quindi dobbiamo sempre togliere, e poi a questo punto la posso dividere in corrispondenza degli spazi. Rileggiamo il testo, ci dice che l'istruzione sulla regolare una per riga non ce lo dice bene, ma si vede che il file ha i campi separati da spazi. Questa è un'altra. Sono quelle altre cose in cui noi siamo convinti quando scriviamo un testo di scrivere tutti i dettagli, e poi voi quando lo leggete all'esame vi accorgete che mancano dei pezzi, perché effettivamente non è facile per chi lo scrive essere sicuro di aver previsto tutte le possibili domande o dubbi. Quindi dividiamo in campi questo comando, e quindi il primo campo sarà sicuramente il comando, che è P o H o V, se supponiamo che non ci siano errori, e poi in funzione del campo, del tipo di campo, ci saranno vari altri valori. Quindi noi possiamo avere che il primo campo, quindi l'operazione, è il campo di 0. Magari convertiamolo in maiuscolo così non abbiamo problemi nel caso in cui lo dovessimo fare, nel caso in cui il file avesse per caso una lettera minuscola, quindi abbiamo
poi abbiamo la X che dovrebbe essere il primo campo, e convertiamo in float, scusate, in int, sono interi, coordinate in questo caso, e la Y dovrà essere campi di 2. Qui stiamo dando per scontato che ci siano tre campi, quindi che il file sia corretto. E io, il mio suggerimento che vi do è: fate prima l'acquisizione dei dati ipotizzando che non ci siano errori, così ce l'abbiamo pulita. Poi, se dovete aggiungere il controllo degli errori, aggiungetelo in un secondo momento, cominciandoci a chiedere riga per riga quali sono le ipotesi che abbiamo fatto. Ad esempio, qui abbiamo fatto l'ipotesi che ci fossero almeno tre campi. Poi abbiamo fatto l'ipotesi che il secondo e il terzo campo fossero interi. Allora, entrambe queste ipotesi andrebbero verificate se dovessimo fare un controllo preciso sul file. Però se cominciate a fare tutti i controlli, le eccezioni all'inizio, generate un codice che diventa molto difficile da comprendere. Allora, il mio suggerimento è: facciamo prima la versione ipotizzando che non ci siano errori. Poi se dovessimo aggiungere la gestione degli errori, cosa che in questo esercizio non è da fare, non è richiesto, allora la aggiungiamo in un secondo momento, chiedendoci riga per riga quali cose dobbiamo controllare prima con una if oppure dopo con un'eccezione. E poi abbiamo eventualmente il terzo campo, che è la lunghezza, che può esserci o non esserci. Ci dovrebbe essere se l'operazione fosse un'operazione di linea orizzontale oppure l'operazione fosse un'operazione di linea verticale, allora avrò anche la lunghezza, che sarà il quarto campo, quindi quello di indice 3. Uguale, ecco qua, ho sbagliato l'uguale, sono il doppio uguale. Ovviamente. Per rispondere a Roberto, che nel frattempo mi ha chiesto se durante l'esame avete delle domande, a chi potete farle, tendenzialmente a nessuno, nel senso che tendenzialmente l'esame deve essere svolto in autonomia, no? Visto che avete anche poi il sistema bloccato da Respondus, non potete aprire un'altra finestra e chiedere. Noi attiveremo quel meccanismo che si chiama Virtual Classroom di supporto. Ok? Quindi quando entrerete nel quiz potrete aprire un altro Virtual Classroom e attraverso quella sarà possibile. Non usiamo la seconda telecamera di sorveglianza, ma abbiamo una Virtual Classroom aperta, cui soprattutto magari anche via chat possiamo intervenire, possiamo rispondere delle domande, soprattutto se sono domande sul testo, ecco. Diventa molto difficile, se non impossibile, rispondere su quello che state facendo, anche perché alla fine non è corretto, no? Quindi per chiarire il testo o eventuali problemi tecnici metteremo a disposizione questa Virtual Classroom come parte del meccanismo di esame. Questo una volta che siete entrati dentro Respondus. Se avete dei problemi a monte per entrare, invece usiamo Slack. Però durante l'esame la Slack non la potete usare. Non la potete usare perché non potete usare il cellulare, se no Respondus si arrabbia, e non potete aprirlo su PC perché non ve lo lascia aprire, non vi lascia accedere. Ok, quindi per questo si usa la Virtual Classroom. Sì, sono d'accordo con Girolamo che si può controllare che questi siano interi con un try except. Assolutamente sì, questo è il modo di farlo, il modo corretto di farlo. Semplicemente io quello che stavo dicendo è: lo facciamo dopo eventualmente, ok? Lo aggiungiamo in un secondo momento per non perdere il filo del ragionamento. Io ho un filo del ragionamento che pensa al caso normale, poi da quello si diramano tutti i casi particolari, tutti gli errori possibili. Allora, se il ragionamento, questo è un esempio molto semplice, ma se il ragionamento diventa complicato, tenere a mente in parallelo cosa succede nel caso normale e cosa succede nei casi laterali può diventare complicato, no? Allora facciamolo una per volta, è l'unica cosa che mi sento di suggerire. Allora, a questo punto abbiamo estratto i campi, poi qua bisognerà aggiungere, no, dei controlli, se vogliamo. Quindi in questo caso, per ora,
funziona solo se il file è corretto. E poi possiamo aggiungere, come si fa spesso, to do, aggiungere controlli sulla lettura dei dati. Sono d'accordo che non è difficile, ma lo lasciamo come punto da fare successivamente, se ci rimane tempo. Ricordate che il problema dell'esame è che c'è il tempo definito. Allora, io l'ho già detto parecchie volte durante il corso, ma lo ripeto ancora adesso, non consegnatevi dei programmi in cui ci sia la lettura dei dati bellissimi con 12 milioni di controlli e poi il succo dell'algoritmo che viene richiesto manca perché è finito il tempo e non ci avete fatto farlo. Allora, è molto meglio, ma infinitamente meglio, un programma che magari non fa molti controlli sui dati, ma poi mi svolge l'algoritmo correttamente, piuttosto che il contrario. Quindi è una questione anche di uso ottimale della risorsa tempo che avete. Nel caso in cui ci fossero degli errori, ma poi ci torniamo dopo, abbiamo detto che ci torniamo dopo, ma semplicemente l'unica cosa che posso fare è saltare la riga. Quindi quella riga lì la ignoro e ritorno ad analizzare la riga successiva. Ok, a questo punto devo disegnare nella matrice e ho tre casi. Quindi a questo punto posso decidere che a seconda dell'operazione, se l'operazione è un punto, fare certe cose, altrimenti se l'operazione è un orizzontale, faccio altre cose, altrimenti se l'operazione è un verticale, faccio ancora altre cose, altrimenti non va bene. Scriverò che l'operazione è valida. Mettiamo magari il nome dell'operazione. Ok? E poi ho finito, nel senso che una volta che ho eseguito queste, ho inserito qua il codice per fare queste operazioni, dovrò semplicemente ritornare indietro al chiamante, che in questo caso è il main, che andrà a disegnare la riga successiva. Poi alla fine di tutto dovremo stampare questo riquadro. Allora, il punto è il più facile di tutti, perché basterà scrivere riquadro di riga colonna uguale asterisco. Adesso, qual è la riga e qual è la colonna? Se noi ce lo visualizziamo come matrice bidimensionale, la riga è la y e la colonna è la x. Ok? Quindi facciamo attenzione a non confonderci, perché ho visto in molti esercizi confusione di questo genere. La riga in questa struttura dati che abbiamo stampato prima, questa è la prima riga. Il primo indice che metto nella parentesi quadra è sempre l'indice di riga. Gli elementi della riga che corrispondono alle varie ascisse, x uguale 0, 1, 2, 3, 4, 5, sono in realtà il secondo indice. Quindi in questo caso la riga ha a che fare con la y, la colonna ha a che fare con la x. Potete anche scrivere x, y, ma allora vuol dire che nella vostra mente state ragionando su una matrice che è ruotata di 90 gradi rispetto a quella che stiamo visualizzando. Tutto si può fare, l'importante è essere coscienti di cosa stiamo facendo. Quindi x, y, ascissa ordinata, ma nella tabella abbiamo riga colonna e la riga è una y mentre la colonna è una x normalmente, quindi non confondiamo queste due cose. Poi l'altra piccola complicazione, oltre a questa inversione in cui il file non conteneva numero di riga e numero di colonna, ma conteneva ascissa ordinata, e quindi bisogna far attenzione a questo. L'altra complicazione è il fatto che lo 00 è in basso a sinistra. E quando io stampo una matrice, invece una tabella, lo 00 mi viene in alto a sinistra, perché la prima riga che stampo è la riga 0.
Allora, qui devo scegliere che cosa fare. Io posso... no, devo fare in modo che quando... Allora, sicuramente devo fare in modo che quando la y è a 0 venga stampata per ultima, in basso e non in alto. Allora, lo posso fare in due modi. O quando y è 0 metto l'asterisco non nella riga y, ma nella riga lato meno y, meno 1 anche, poi bisogna mettere, e quindi converto dalla y al numero di riga e dico ok, quando y è uguale a 0 numero di riga uguale 19, quando y è uguale a 19 numero di riga uguale 0. Allora in questo caso avrò che la prima riga che stampo, la riga 0, è quella che corrisponde alla y più alta, ed è giusto perché l'asse y cresce andando dal basso verso l'alto, mentre le righe, il numero di riga cresce andando dall'alto verso il basso. Quindi questo è un modo, no? Io posiziono già gli elementi nella riga corretta sapendo che la riga non è y, ma la riga è 19-y. Ovviamente 19 non 20 perché i numeri vanno da 0 a 19. E quindi tutte le y devono essere modificate in questo modo. Ogni volta che devo indicare la riga, questa riga non sarà mai y, ma sarà 19-y. Ok? Questo è un modo. L'altro modo invece è quello di lasciare come era prima, chi se frega, e quindi in qualche modo mentalmente io mi penso la mia matrice con la prima riga in basso. Quindi la immagino rovesciata, la immagino più vicina alle sue coordinate, e però quando andrò a stampare la matrice la stamperò dall'ultima riga con un range al contrario, anziché dalla prima. Cioè, alla fine il vero obiettivo che devo avere è che la riga 19 venga stampata per prima. Scusate, la y uguale 19 venga stampata per prima. Questo vuol dire che o metto la y uguale 19 nella riga 0 e stampo la matrice normalmente, o metto la riga y 19 nella riga 0, scusate, la y 19 nella riga 19 della matrice, ma poi stampo la matrice a partire dalla riga 19 tornando indietro. E quindi in qualche modo lavoro con una matrice che è ribaltata rispetto a quella che normalmente immagino. Quindi mi sembra più semplice questa seconda possibilità. Devo ricordarmi però di mantengo, cioè uso riga uguale y, e devo ricordare, e ricordo che dovrò stampare matrice dall'ultima riga alla prima. Poi, come sempre, tutte le soluzioni sono possibili. Chi mi dice faccio così, chi mi dice ho fatto un dizionario per convertire, insomma, fatto un dizionario per fare una sottrazione, è una tipica complicazione inutile, no? Alla fine devo fare 19 meno y, fare il dizionario con tutti i risultati delle sottrazioni, si può fare, ma è un passaggio in più. Chi lo converte quando lo legge dai campi, sono tutte valide le soluzioni. L'importante è che sia chiaro cosa stiamo facendo e non ci dimentichiamo questa cosa, che non mi stampiate la tabella al contrario. Ok, nel caso della P ho finito, c'è solo questo da fare. Nel caso della linea orizzontale dovrò fare la stessa cosa, però ripetuta per più x consecutive. Ok? Per più x consecutive, tante quante sono la lunghezza che è stata specificata. Quindi io dovrò mettere un trattino orizzontale al suo posto. Quindi dovrò fare l'operazione for dunque. Chiamiamola x1 in range. Allora, ho tante x1 che partono dal valore di x fino al valore di x più lunghezza. Meno 1. Giustamente, meno 1 ci vuole perché se io devo fare tre trattini, se la lunghezza vale 3, io devo fare tre trattini che saranno x, x più 1, x più 2. E quindi a questo punto dovrò mettere dentro di quadro
sempre y, in questo x1 ci metto un trattino, poi metto a posto le intersezioni, prima devo capire il ragionamento. Quindi io dovrò mettere un trattino in una serie di coordinate, tutte della riga y, ma nelle colonne varie. Queste colonne variano da x a x più la lunghezza che è stata specificata, quindi se è un 3 sarà fino a x più 3. Questo è un modo. L'altro modo è quello di avere un indice che varia tra 0 e la lunghezza, e poi qui anziché x con 1 scriverò x più l'indice, che è esattamente la stessa cosa. Mi stai chiedendo, Emanuele, se la differenza L-X, lunghezza meno X, fosse minore di 0? Si dovrebbe impedire tutta la... Allora, in teoria, qui abbiamo detto, stiamo sempre pensando che il file sia corretto. Ok? E quindi, X è corretto, quindi compreso tra 0 e 19, e X più lunghezza, anche lui è compreso tra 0 e 20. E quindi non c'è nel file una richiesta di disegnare qualche cosa che vada al di fuori della figura. E non è specificato che la lunghezza possa essere negativa. Quindi non dovrei avere casi particolari. Se può specificare una lunghezza troppo lunga, allora possiamo decidere che cosa fare. In questo caso cosa succederebbe se io specificassi una lunghezza esagerata? È che avrei un'eccezione qua, perché quando cerco di scrivere nella colonna 20 mi dà un index error perché ho solamente 19 colonne e il programma si blocca. Bene, bene. Non voglio nascondere gli errori, se gli errori ci sono è bene che blocchino il programma e me li facciano vedere. Però per ora stiamo lavorando nell'ipotesi di dati corretti nel file. Ok. Poi noi sappiamo che in realtà questa operazione non va fatta incondizionatamente, perché se per caso, diceva il testo, la linea orizzontale deve passare sopra a una linea verticale precedentemente presente, allora devo mettere il più come segno di incrocio. Allora questo qua semplicemente devo andare a controllare casella per casella se il riquadro nella casella che sto per sovrascrivere per caso contenesse già una barra verticale, allora dovrò mettere un più, altrimenti semplicemente metterò il trattino normale. E la stessa cosa a questo punto faccio col verticale, no? Questo qua sul verticale, però ovviamente lavoro su y1 che va da y a y più lunghezza. E a questo punto scontrollo se il riquadro in y1x, questa volta y varia, x rimane costante, contenesse già una riga orizzontale, allora ci metto dentro y1x, ci metto un più, altrimenti riquadro y1x, ci metto la barra verticale. E questo dovrebbe concludere il lavoro. Non ci rimane che stampare poi il riquadro rimasto. La funzione di stampa dobbiamo ancora farla. Ho visto che alcuni di voi questi blocchi li hanno scritti, li hanno trasportati in funzioni. Quindi avere una funzioncina disegna riga orizzontale, una funzioncina disegna linea verticale, va benissimo, non c'è problema, è una questione di scelte. Qui sono 4-5 righe, ci possono ancora stare. Se fosse più lunga consiglierei assolutamente di spostarlo in un'altra funzione. No? Proprio perché già qua siamo arrivati al primo, secondo, terzo livello di annidamento. Se ci fosse di più, diciamo, conviene veramente proprio per chiarezza separare questo codice, però qua tutto sommato è ancora gestibile, un po' al limite. Se dovessimo aggiungere ancora tutta una serie di controlli d'errore, allora magari consiglierei di spostare un'altra funzione. Quindi l'ultima cosa è la stampa della tabella.
quindi possiamo aggiungere una funzioncina che stampa il riquadro che gli passo, e adesso devo ricordarmi che devo stamparlo al contrario, quindi for riga in range che va dalla dimensione del lato meno 1 fino a 0, quindi meno 1, meno 1, ricordiamoci che devo indicare come limite indice limite il meno 1 perché viene escluso, quindi lo 0 devo considerarlo compreso, e poi dovrò stampare la singola riga con tutti i puntini o gli asterischi o i trattini uniti tra di loro, quindi un modo più semplice potrebbe essere quello di fare un join. Quindi, la singola riga è una lista, quindi riquadro di riga. No, la riga è un numero intero, parte da 19, riquadro di riga è una lista. Questa lista contiene delle stringhe e io posso unire tutte queste stringhe in una usando come separatore nulla. Non metto nessun separatore, quindi queste stringhe saranno tutte concatenate tra di loro. Basta. Quindi se è vero, mi basterà qua alla fine del disegno, dopo che chiuso il file, stampo il riquadro. Potrebbe funzionare o no, verifichiamo subito. Ok, qui chiaramente ci sono molti puntini perché l'abbiamo fatto da 20, e poi qua in basso c'è l'esito P22 ha messo questo asterisco, vedete che 2 è la seconda riga partendo dal basso, H113, quindi una riga verticale dalla posizione 11 che è 1,1 dovrebbe essere questa, orizzontale lunga 3, quindi è una riga orizzontale messa qua, che poi è stata sovrascritta da questo asterisco come ultimo comando e da questo più quando ho fatto la riga verticale. Quindi qua ho messo tre trattini che poi sono stati rimodificati. H133 è questa riga 1,3, quindi x uguale 1, colonna 1, riga 3. Quindi riga 3, 0, 1, 2, 3, questa è la quarta riga dal basso. E poi ho la riga verticale che è 3, 0, 5, quindi parte da 3, 0, che è la quarta colonna prima riga dal basso, e va verso l'alto di 5 caselle, tagliando due volte le altrettante righe orizzontali. E quindi ricostruisce questo disegno che non ha nessun senso, però fa testare le varie sovrascritture di simboli. Giustamente, come dice Emanuele, non abbiamo considerato un caso, ma non era specificato nel testo, cosa capita se una riga orizzontale o verticale va a finire sopra un più, cioè un incrocio già precedente. Qui in questo caso, se avessi una riga verticale che, scusate, se una riga orizzontale che passa sopra un più, se passa sopra un asterisco è normale che venga sovrascritto. Se passa sopra un più, io in realtà qua lo sovrascrivo con un trattino. Il testo cosa diceva? Il testo diceva: quando una linea orizzontale si interseca con una linea verticale o viceversa, si dovrà inserire il più. In tutti gli altri casi, ogni istruzione sovrascrive quelle precedenti. Quindi non mi pare che fosse necessario considerare anche quel caso. Però anche qua è una questione di interpretazione, perché si interseca con una linea verticale, quella, se c'è un più di sicuro lì sotto c'era una linea verticale, quindi l'intersezione c'era, forse. Quindi in quel caso è facile da correggere, perché basterà aggiungere qua un or riquadro di yx uguale più, cioè, se c'era già un più. In realtà gli rimetto sopra un altro più, pazienza, no? Però non cambia. Questo è forse, no? Si poteva fare, non mi sembra che fosse assolutamente richiesto, ma si poteva fare, ci stava, cioè, così nell'interpretazione del testo. Ok?
ovviamente questa join qua, se non vi viene in mente la join, potevate fare tranquillamente un ciclo, un ciclo sulle singole colonne. Però, come sempre, se viene in mente un modo più breve, e tutto sommato no, non più complicato, non più contorto, sfruttiamolo, quando è possibile. C'è un'altra cosa che, di cui mi sono accorto che non mi piace tanto, è che, allora, questa costante lato riquadro, qui non, dentro disegno non l'abbiamo mai usata, e la cosa mi piace abbastanza, perché a questo punto questa funzione disegna funziona indipendentemente dalla dimensione della tabella. L'abbiamo usata qua dentro stampa riquadro, sarebbe forse meglio passargli il lato oppure fare in modo che la funzione se lo calcoli da solo il lato. E così non abbiamo una dipendenza di nuovo esterna da una costante. E in questo caso è facilissimo calcolarselo da solo, basta per qual è il lato, la lunghezza del riquadro stesso. Quindi in questo modo semplicemente la funzione va a vedere quante righe ha la tabella e dice va bene, ok, parto dall'ultima, qualunque sia questo numero di righe, no? Quindi un pochino più. Quindi in questo caso la costante viene usata in un punto solo, proprio nella creazione della struttura dati, e poi tutto il resto del programma si adatta al contenuto della struttura dati attuale. Quindi è un pochino più robusto perché ci sono meno dipendenze implicite dal fatto di ricordarsi che quella costante serve a quello scopo. C'è solamente in un unico punto, che ovviamente ci deve essere da qualche parte. Se poi non ci sono altri dubbi su questa parte qua principale, possiamo tornare indietro a ragionare sulla gestione degli errori, no? Cosa succede se dovessimo... Qui non era esplicitamente richiesto, ma non è neanche esplicitamente escluso, quindi in questo testo qua non era chiaro. Però se volessimo aggiungere un po' di gestione degli errori qua, come potremmo fare? Allora, qui si possono verificare errori? No. Possiamo controllare il numero di campi, ok? Prima di andare a leggere. Quindi, qui ho separato i campi, quindi prima di andare a leggere i campi dovrò controllare se... per caso il numero di campi fosse minore di 3, 3 mi servono di sicuro, allora dovrò dire che non va bene, print numero di campi insufficiente ed uscire dalla funzione. Qui metto semplicemente un return e non un exit, perché così esco dalla funzione, ma ritornando nel main passo alla riga successiva. Se mettessi un exit, interromperebbe di brutto il programma appena trovasse un errore in una singola riga. No? Che in realtà qui non è specificato né una cosa né l'altra, però mi sembra che se c'è un errore su una riga, io posso ignorare quella riga e andare avanti, far sì che il programma vada avanti sulla riga successiva. Poi, a questo punto, possiamo estrarre questo valore. Dobbiamo convertire l'XY in interi, e poi anche eventualmente la lunghezza, quindi questa cosa qua la metto in un bel try, visto che faccio delle conversioni, metto un unico except alla fine, except value error, se non sbaglio, è l'eccezione che viene generata dall'int, e quindi tutto questo blocco, se genera un value error, è l'unica funzione che può generare value error, la nostra int, me lo dice. Non me lo dice, ovviamente, ma noi sul nostro foglio con le istruzioni ce l'abbiamo, o se no lo proviamo subito. Basta fare un int di una cosa che non è una cosa, un numero, e verifichiamo che vi dà un value error. Allora in questo caso diremo i campi non sono numerici, errore nel formato dei campi numerici. E anche qua interrompiamo l'esecuzione. Poi dobbiamo ancora fare un altro controllo. Qui ho controllato che la lunghezza fosse almeno 3.
però in questo caso mi serve, nel caso dell'H o del V, mi serve anche il quarto campo. E allora prima di estrarre campi di 3 posso, potrei verificare che ci siano almeno 4 campi. Però un'altra cosa che potrei fare, visto che sono già dentro un try except, è andare a verificare, ad intercettare l'eccezione di indicizzazione. Se non ho abbastanza campi, me ne accorgo, perché se io ho i campi che magari sono una lista, il cui primo elemento è orizzontale, poi ho il 3, poi ho il 2, no? Quindi posso fare campi di 2 tranquillamente, se provo a fare campi di 3 mi dà un index error. Quindi anziché controllare se, perché qui dovrei controllare che se l'operazione è H oppure V, devo avere almeno 4 campi e non 3. Ma questo lo potrei controllare direttamente a posteriori. Se io avessi un index error, direi che il numero di campi è sufficiente. E ritorno alla funzione. Quindi in questo caso io ho la scelta se fare un controllo preventivo sul numero di campi, come ho fatto qua alla riga 20, oppure lasciare l'operazione tranquilla e poi fare, però inserirla dentro un blocco try che mi vada a intercettare l'eventuale errore di, in cui cerco di leggere in campi che non esistono. E poi avrò un altro tipo di errore che stavo già controllando, che è quello di operazione non valida. Se ho un carattere di comando che non è uno di questi, se un'operazione, se il primo campo non è uno dei 3 valori permessi, io comunque lo segnalo. E l'ultimo controllo che dovrei fare è sul valore dei dati. Quindi dovrei controllare ancora che se x fosse minore di 0 o y fosse minore di 0 o x fosse maggiore o uguale alla lunghezza o y fosse maggiore o uguale alla lunghezza, allora un errore, no? Quindi dovrò dire print dunque, come possiamo dire, coordinate fuori dal riquadro, ed esco. Poi nel caso in cui abbia la lunghezza, anche x più lunghezza deve essere inserita nel riquadro. Quindi devo andare a vedere se per caso l'operatore è una riga orizzontale oppure una riga verticale, e quindi se è uno di questi e è fuori, quindi la x più, no, scusate, ho sbagliato, non posso, io stavo per scrivere questo, shift più lungo maggiore o uguale lato or y più lunghezza maggiore o uguale lato, ma questo è sbagliato, perché se è una riga orizzontale non devo controllare la y più lunghezza, se è una riga verticale devo controllare solo la y e non la x, quindi in realtà è sbagliato, quindi questo non è il modo giusto. Converrà a questo punto, scusate, cambio idea, lo sposto sotto, perché il controllo che devo fare nel caso dell'H è diverso dal controllo che devo fare nel caso della V. Quindi nel caso dell'H, prima di fare il for range, controllo se per caso il punto di arrivo del range fosse troppo grande, maggiore o uguale di... quindi se per caso lunghezza fosse minore di 0, che non va bene, oppure x più lunghezza fosse maggiore o uguale del lato di quadro, allora... valore di lunghezza non valido, e anche qua esco dalla funzione. E analogo test farò su
sul verticale, dove ovviamente avrò il minore di 0, minore o uguale a 0, ok, in cui farò il controllo sulla y. E in tutti i casi, in questo esercizio, in tutti i casi in cui ho trovato un errore, decido di uscire dalla funzione, e uscendo dalla funzione di fatto non modifico il riquadro, e quindi quella riga lì, il comando specificato da quella riga viene ignorato, ma il programma continua e prosegue naturalmente sulla riga successiva. Sebi mi chiede, ma se io non avessi emesso questo return, sarebbe stato errore? Sì, perché se io non avessi messo questo return, avrei scritto ad esempio il numero di campi insufficiente, l'avrei scritto, e poi il programma avrebbe proseguito dopo l'istruzione try, quindi avrebbe proseguito a fare comunque questo blocco qua. Quindi il try except si esaurisce lì, no? Quando io ho un blocco try, controllo le eccezioni, la catena di except va a analizzare cosa fare nei singoli casi, ma poi dopo che ho finito gli except, l'esecuzione del programma continua normalmente. Quindi se io non mettessi questo return, il programma continuerebbe, cercherebbe di fare queste operazioni qua con un valore di x e di y che non esiste, che non è stato segnato, perché magari l'int non ha fallito, non ha avuto esito positivo. E quindi avrei poi un secondo errore qua, quando al posto di y troverà il valore none, perché la variabile non è assegnata, e ovviamente si blocca poi più avanti. Okay? Oppure dice variabile non trovata, se a un certo punto provo a fare campi di y qua, dove y non è definita, mi dirà name error, che la variabile y non è stata definita perché l'operazione che la creava prima è fallita perché mi ha dato un'eccezione. Quindi se dimentico quel return, lascio andare avanti il programma e crea, diciamo così, errori a catena successivi perché non sta lavorando con dei dati validi. Bisogna anche controllare se il comando è phov, lo sto facendo con questo else qua in fondo, perché io sto controllando, quando eseguo poi il comando, sto controllando se è p, se è h, se è v, e se non è nessuno di questi tre, stampo questo errore. Quindi sto controllando come ultima cosa, per esclusione in un certo senso, anziché controllarlo all'inizio, subito dopo che ho letto il valore, che è un altro modo possibile. Ok? Buongiorno. Allora, devo dire che qua, al di là del controllo degli errori, che come dicevo non era richiesto, noi l'abbiamo fatto così tanto per esercitarci, i due tipi di errori che ho visto nelle soluzioni che mi avete mandato erano relative quasi sempre a queste coordinate, no? Lo scambio da x con y è l'inversione di questa tabella che molti non ci avete fatto caso, non avete notato, si capiva semplicemente se uno andava a ragionare su questo basso sinistra 0,0 che ci faceva capire che non era esattamente come immaginiamo, come ci costruiamo il modello mentale per le tabelle. Ok, visto che abbiamo finito l'esercizio e vista l'ora, se non avete altre domande su questo esercizio possiamo apprestarci. Allora, sì, c'è forse un errore mio, perché mettiamo x più lung maggiore o uguale dati, non dovrebbe essere solo maggiore? No, questa volta non ho sbagliato. Il lato riquadro è 20, ok? Vediamolo qua, anche qua x, il lato del riquadro è una costante che vale 20. Qual è l'indice valido massimo? L'indice valido massimo è 19. Quindi se x vale già 20 è già sbagliato. Quindi maggiore o uguale, se è uguale al riquadro, quindi se x fosse uguale a 20 è già sbagliato, perché 20 indica la 21esima colonna che non c'è. Quindi io devo verificare, perché tutto sia corretto, che x sia minore del lato del riquadro. L'avrei anche potuto scrivere, forse sarebbe stato, non so se è stato più chiaro o no, ditemelo voi, io l'avrei potuto scrivere if not x è compreso tra 0 e lato riquadro and y è compreso tra 0
e lato di 4. Quindi costruisco la condizione di validità, x è valida se è compreso tra 0 e il lato, 0 compreso e il lato, cioè 20, escluso. Idem y deve essere compreso in questo intervallo, e la condizione di errore è il not, quindi l'inverso rispetto alla condizione di validità. Sono la stessa cosa ovviamente, no? Se uno applicasse De Morgan dalla prima passa alla seconda. Dunque, il ciclo poi mi dite, questo qui, x più l'un... Ok, allora quello che sto dicendo è giusto per x, su invece x più l'un forse è vero che non ci vuole un uguale. Fatemi pensare, perché se io ho x 10 con lunghezza 10, io devo fare da 10 a 19. 10 più 10, sì, hai ragione tu Andrea. Quindi sulla x è giusto. Su x più l'un, visto che il valore x più l'un è già escluso dal range, perché il range già mi genera il valore meno 1, è giusto avere il valore che fa sì che x più l'un sia uguale a 20, è un valore valido, perché poi nel range, quando metterò come limite massimo del range 20, so già che il range mi restituisce solamente fino a 19. Grazie di avermelo segnalato, perché... non avevo proprio pensato. E quindi sia qua che qua abbiamo messo maggiore. Ok? Va bene. Allora vi do un attimo di pausa, un attimo di tregua. Nell'ora successiva magari guardiamo un altro esercizio. Mi ricordo che prima qualcuno aveva citato il binomio come un altro esercizio che aveva creato qualche problema, quindi se siete ancora di quest'idea, nell'ora successiva, tra 15 minuti, no? Proviamo a vedere invece di risolvere da zero insieme l'esercizio sul binomio. Ok? Va bene, allora 11:34, ci rivediamo alle 11:50. A dopo, buona pausa.